Lounge Girl è un documentario che affronta dei temi facili da un certo punto di vista, nel senso che si parla di internet, ragazze che pubblicano le loro immagini su alcuni siti pensati in questa maniera. Ci sono degli elementi di costume come il burlesque, che adesso va così tanto di moda. Però non è un documentario, secondo me, facile, perché come l'abbiamo affrontato noi, secondo me, era la via più difficile. Cioè, questo tipo di argomenti sono stati anche già affrontati da format televisivi, seriali, però sempre in una maniera molto, molto superficiale. Cioè, l'argomento sesso su internet è sempre stato affrontato in una maniera un po', come dire, di costume, ma molto leggero, insomma, le persone stravaganti che ti raccontano le loro peripezie sessuali. In questo caso noi volevamo raccontare un universo, però noi volevamo raccontare anche una storia. Avevamo questa storia di questa ragazza, Clara, che aveva deciso di fare il suo sito porno. Lei lo chiama indipendente, cioè lo dice indipendente pensato da se stessa. E noi ci siamo avvicinati alla sua causa, però con un occhio di vicino, ma allo stesso tempo senza né giudicare e né essere completamente suoi partner in questa operazione. Volevamo che venisse raccontata in una maniera più possibile reale di quello che noi abbiamo visto. Infatti ho avuto anche delle critiche, insomma, dov'è il tuo punto di vista? Il punto di vista io credo che ci sia se si guarda il documentario fino in fondo, nel senso si capisce che io lo guardo da fuori, non sono dentro il suo universo, però l'ho guardato anche, l'abbiamo cercato di raccontare con rispetto, nel senso qui entrano, c'è una ragazza che racconta quando ha compiuto 18 anni, ha mandato le sue foto su un sito porno americano e da lì è entrata in questo mondo. Ci sono stati problemi con i suoi genitori le hanno fatte ritirare le foto a un certo punto, però lei a un certo punto ha deciso di fare il suo, quindi ha fatto un passo ancora più grande, e noi l'abbiamo seguita in questa, chiamiamola avventura, in questa storia, attraverso i suoi rapporti personali con la sorella, col suo ex marito, perché lei è giovanissima, si era sposata a Las Vegas, e per cercare di capire un po' che cosa lei voleva fare veramente, e cercando di capire anche tutto questo mondo che c'è dietro, da cosa è mosso. Ciglia finte. Adesso in questo momento ci sono da parte sua delle reazioni non positive alle prime cose che vengono dette sul documentario, perché lei se lo aspettava diverso. Questo a me dispiace, ma noi siamo sempre stati molto chiari, non abbiamo guardato dal buco della serratura. È stato un buon rapporto, nel senso che lei comunque ha capito che noi avremmo raccontato un po' la sua vita. Chiaramente lei tende anche molto a creare un personaggio di se stessa. Adesso è tutta un'altra persona rispetto al documentario, sono passati 2 anni dentro il mondo del burlesque, dello spettacolo, probabilmente vede anche tutta questa cosa con un occhio diverso, insomma, stiamo parlando almeno di lei 3 anni fa. C'è anche un rapporto con un compagno che è un marito, si sono sposati a Las Vegas, l'ex marito con cui lei non sta più, e che anche lui, insomma, soffriva molto la nostra presenza, anche una persona estremamente, devo dirti, anche molto simpatica, anche molto, con cui avrei voluto avere un rapporto di chiacchiere anche al di fuori, di un rapporto anche al di fuori di questa situazione che non c'è stato. E però questa persona a un certo punto subiva anche noi, a un certo punto non l'abbiamo messo, lui passa davanti alla telecamera, mi sembra di essere in un reality.